Ragazzi, è la faccia della trappola. Ma davvero, eh? Oh, che famo. Mo son cazzi. Già partiamo male. M4 c'ha 38 proiettili. Però danno non è granché. Ah, le bombe. Ok, come l'ho preso. Bella, utilissima, più che altro. Oh, non muore, eh. Non muoiono mai. Immortali sono. Li devo massacrare. Qua. Ah, grandioso. Grandioso, Ovviamente mentre sto morendo tira la bomba, no? Qua. L'avevo quasi preso. No, è inutile, ragazzi, è inutile, inutile. Mentre ricarica va fatto fuori. Mo spara. Sei già morto. Curate! Stai per morire. Pagherai per questo. Ok, bene così. Un problema a meno. Anzi, forse il problema maggiore è andato. Adesso rimane che comunque c'è anche altra gente. In mezzo alle palle. L'ho detta così senza vergogna. Bello no. Bello un cazzo. Bello niente. No, ma dai, ma basta. Ma muori. Che cazzo, 806 colpi. Cominciamo. Eccomi qui, mi vuoi vedere? Vedimi. E vedi come muori. Chi è il bastardo che spara? Tu. La mattina farà male. Enzo era capito che domani mattina faceva male. No, non riesco proprio a capire quali sono le munizioni da prendere. Cioè, c'è 2400 armi, spunta dopo 10 secondi. Niente, l'ho preso, non muore. Posso avere qualche... Non posso avere qualche munizione, ok. Perché questi non finiscono più. Fammi usare l'altra arma perché sennò qua ci facciamo mattina. Però perfora meglio. So che dirvi. La mitraglietta magari è meno gittata ma perfora meglio. Qua. Munizioni, ok. Si rifiata un secondo. Qua c'è un M4, vero? 20. 16, ok. Il MOS non lo voglio. 15. Let's go upstairs. C'è un cazzo. E qua c'è una K. Sì, che c'è.
Bene, 10 colpi soli, però va bene così. Ma sei stronzo, eh? Muoviti. Ma devi calarti. T'aggrappi quando non ce n'è bisogno. Bellissimo. E far saltare per aria. E come serve? Tutto quanto. Ti darei un'occhiata. Ora non è il momento più adatto. No, Nate. Che stai facendo? Devi assolutamente dare un'occhiata. Cosa? Voilà. È vivo. Nonostante gli abbiano sparato malamente, vabbè. Non lo so, Nate. Voglio dire, tu ti fidi di quest'uomo? Non sembra affatto che lo stiano tenendo sotto tiro. Lo so. Sì, sembra strano. Ma no. Sully ha tanti difetti, ma non ti pugnala alle spalle. Da che parte andavano? Nord. Sì, verso le montagne. Bene. Deve essere al monastero. Andiamo. E se poi venisse fuori che lavora con loro? O lo salviamo, oppure lo riempiamo di botte. Ah, al diavolo, meglio pestarlo comunque. Poveraccio. Ok, loro se ne sono andati. Quindi c'è tregua adesso, spero, immagino. Niente, non c'è tregua, ragazzi. Va bene. Non c'è mezza tregua. Lancia la bomba. Vaffanculo. Niente, oh. Ciao. Ok. Al riparo! Figlio di puttana! Muori, coglione. Oh! Vaffanculo. T'ho colto. Tanto che ricarichi, t'ammazzo. Ok. Munitionis. Ok, qua c'è un po' di roba da guardare. E qua meglio non buttarsi. Seriamente. Qua c'è il balconcino di Romeo e Giulietta. Sicuramente crollerà, ragazzi. Crollerà sicuro. Come è successa una cosa del genere? Vedi quei segni? Uh-huh. Qualcuno ha messo qui tanta polvere da sparo da far saltare tutto in aria. Attenta dove metti i piedi. Alcune tavole sono davvero aperte. Lo sapevo, raga. No, non ce la faccio. Dammi l'altra mano. Devi lasciarlo andare. Addio telecamera. Niente, Elea non sarà una video reporter. Suo lavoro da youtuber finisce qua. Ok. Oh, merda. È tutto a posto. Forza. E poi nel 2006 un video su YouTube di una cosa così avrebbe fatto tipo 1 milione di views, ma garantito. Ok, siamo liberi adesso? A posto. Adesso sarà incazzata sicuramente, ma a noi non frega. Vediamo di qua se c'è qualcosa oppure no. A caso, ok. Andiamo giù.
In realtà mi sarà proprio quella la strada. Qua c'è un tesoro. Calice in argento spagnolo. Ok. Ma non è questo il punto focale della cosa. Il punto focale della cosa è che devo assolutamente trovare la via d'uscita. E mi sa che è proprio quella, la sapete? Ecco qua, infatti. Mi aspetto nemici tipo prima di subito. Eccoli. Eccoli lì. Niente, sparargli in testa non ha funzionato. Neanche sparargli nel coppino, ragazzi. La regola dovrebbe uscire tipo tutte le cervella, invece no. Non in questo gioco non funziona così. Ma che bastardo che è? Dammi le munizioni. Vieni fuori. Ho rischiato di morire malamente, eh? Io che parto all'avventura così per nuovi orizzonti, ma non faccio mai conti con l'oste. Ok. Andando controcorrente. Il fiume dovrebbe portare al monastero. Ok, massimo di caricatore 90, perfetto.